Io sono Annick Peters-Custeau, professore di storia medievale all'Università di Saint-Étienne in Francia. Presento oggi un passaggio dell'introduzione del grande libro di Marc Bloch, Apologia della storia o mestiere di storico. Papà, spiegami allora a che serve la storia. Così un giovinetto, che mi è molto caro, interrogava qualche anno fa il padre, uno storico. Del libro che si leggerà vorrei poter dire che è la mia risposta. Così comincia l'apologia dalla storia, un mestiere di storico di Marc Bloch, uno dei più importanti storici francesi per la periodo medievale tra le due guerre mondiali. A questa domanda, Marc Bloch risponde sostenendo che la storia analizza il passato in funzione del presente e il presente in funzione del passato. Nella riflessione del francese, lo storico non è solamente uno studioso dedito a ricerche del passato che non hanno alcuna utilità nella società contemporanea, il recupero della memoria collettiva diventa per Bloch un punto di riflessione importante per ogni società. Lo storico ha una funzione sociale, si sforza di arricchire la memoria collettiva, non è al servizio di una patria e l'unico gruppo che accetta di servire è l'umanità intera. Per Bloch, il bravo storico è come l'orco della fiaba, egli sa che là dove fiuta carne umana, là è la sua preda. L'oggetto privilegiato dall'indagine storica non è più il passato in sé, bensì gli uomini nel tempo, ovvero la civilizzazione. È nel valore civile e morale del mestiere di storico che la disciplina trova la sua piena legittimità e utilità. Soprattutto, Marc Bloch è ben conscio del fatto che la scienza storica, a differenza della storia, essa stessa estensiva alla vita umana, è un fenomeno a sua volta storico, soggetto a condizioni storiche. Legittimità della storia, ma anche fragilità della storia. Leggo allora questa introduzione di Marc Bloch. Ecco dunque lo storico chiamato alla resa dei conti. Egli vi si arrischierà che non un certo tremito interiore. Quale artigiano, invecchiato nel mestiere, si è mai chiesto, senza una stretta al cuore, se ha fatto un saggio impiego della sua esistenza? Ma la discussione oltrepassa di molto i piccoli scrupoli di una morale corporativa. Vi è interessata tutta intera la nostra civilizzazione occidentale. Infatti, a differenza di altri tipi di cultura, essa ha sempre chiesto molto alla propria memoria. Tutto ve l'induceva, il retaggio cristiano come il retaggio antico. I greci e i latini, nostri primi maestri, erano popoli scrittori di storia. Il cristianesimo è una religione di storici. Altri sistemi religiosi hanno potuto fondare le loro credenze e le loro riti e i loro riti su una mitologia quasi estranea al tempo umano. Come libri sacri, i cristiani hanno dei libri di storia e le loro liturgie commemorano con gli episodi della vita terrena di un Dio, i fasti della Chiesa e dei Santi. Storico, il cristianesimo lo è anche per un altro aspetto, forse più profondo. Posto fra la caduta e il giudizio, il destino dell'umanità appare ai suoi occhi come una lunga avventura di cui ogni vita individuale, ogni pellegrinaggio particolare rappresenta a sua volta il riflesso. È nella durata, dunque nella storia, che si svolge il gran dramma del peccato e della redenzione, asse centrale di ogni meditazione cristiana. La nostra arte, i nostri monumenti letterari sono pieni degli echi del passato. I nostri uomini di azione hanno continuamente sulle labbra i suoi insegnamenti, veri o presunti. Ma anche le civilizzazioni, senza dubbio, possono mutare. Non è di per sé inconcepibile che in un giorno la nostra si allontani dalla storia. Gli storici fanno bene a rifletterlo. Ma se dovessimo mai arrivare a tal punto, ciò avverrebbe a costo di una violenta rottura con le nostre più costanti tradizioni intellettuali. Per il momento, noi ci troviamo in proposito nella fase dell'esame di coscienza.
Ogni volta che le nostre tristi società, in perpetua crisi di sviluppo, prendono a dubitare di se stesse, paiono domandarsi se abbiano avuto ragione di interrogare il loro passato o se l'abbiano interrogato bene.